Perilli, ben arrivato, grazie per essere con noi. Sì, grazie a voi per l'invito. È il capogruppo Movimento 5 Stelle al Senato, abbiamo riferito anche la dichiarazione del ministro Bonafede che dice dopo appunto che le due mozioni sono state respinte, dice ora al lavoro. Governo più forte o governo più debole, Perilli? Ma il governo è senz'altro più forte, le sfiducie, qualora si è presentate, come dire, superate con questa abbondanza di voti, di decisione da parte di tutte le forze politiche della maggioranza, non fanno che rinforzare la maggioranza. È noto in politica che questo, diciamo così, indebolisce chi le propone, non chi le subisce. Senta, lei non l'ha sentito mentre leggevo il messaggio di un ascoltatore che dice, chiedi... A me si rivolgeva, ma io lo devo chiedere a lei, ai 5 Stelle, che fine hanno fatto i loro proclami per una giustizia giusta? Noi abbiamo dimostrato, lo dicevo proprio in aula poco fa, quando sono intervenuto in dichiarazione di voto, che i provvedimenti messi in campo dal ministro Bonafede nel tema giustizia sono provvedimenti che realizzano gran parte del nostro programma elettorale, quindi questo... mantiene il patto che noi abbiamo come ente sottoscritto con i nostri elettori, i nostri sostenitori. Abbiamo l'anticorruzione, abbiamo provvedimenti contro la violenza delle donne, abbiamo tutto quanto il discorso ad esempio del DASPO a vita per i corrotti, abbiamo il discorso di DL intercettazioni, insomma abbiamo portato avanti tutte quelle iniziative in lotta alla criminalità, alle mafie che avevamo preannunciato, quindi in questo senso non so a che cosa si riferisse esattamente questo messaggio. Altra cosa, vedo che il capo politico facente funzioni Vito Crimi, il vice ministro anche dell'interno, dice tentativo di destabilizzazione respinto, c'è un paese che vuole rialzarsi ma qualcuno distoglie l'attenzione. Fermiamoci un secondo, senatore Perilli, sulla parola destabilizzazione, cioè l'intentativo a vostro avviso, ad avviso del Movimento 5 Stelle, partito di maggioranza relativa, ricordiamolo sempre questo, con un cospicuo numero di deputati e senatori, era proprio quello di destabilizzare? Ma guardi, io sempre nel mi mio dia la sua lettura davvero? Sì, la mia lettura è che comunque, vista la strumentalità delle mozioni, peraltro in contraddizione tra di loro, ho letto questo atto, ma da parte dell'opposizione, come tentativo di colpire il governo tutto. Ma è anche ovvio perché dal punto di vista nostro, per esempio interno, Bonafede è il nostro capo delegazione, quindi rappresentante politico all'interno del Consiglio dei Ministri e quindi sostanzialmente non solo nei suoi confronti, poi il Ministro della Giustizia è un ministro ovviamente molto importante, chiave anche nella nostra, come dicevo, nel nostro programma, nel nostro movimento. E quindi più che altro il nostro capo politico si riferisce a questo tipo di considerazione. Non posso pensare che quello che sta scritto nelle mozioni sia corrispondente alla realtà dei fatti che tutti possiamo osservare. E quindi secondo me è un tentativo politico di dare, come dire, una spallata a questo governo che tra l'altro si rinsalda, come dicevamo poco ma fa. Ma ad opera di Italia Viva questo tentativo politico o dei firmatari delle mozioni? No, alla fine Italia Viva c'è stato un gran clamore, ma alla fine ha votato in maniera compatta per respingere la mozione, lo ha detto anche Renzi, sì, che non era interessato, ecco, a questo tipo di azione politica. Quindi secondo me si è creata molta aspettativa in negativo per noi, ovviamente, rispetto a questa cosa che poi si è risolta in maniera molto più semplice, tra l'altro con buoni numeri. Lo ha detto anche poco fa ai nostri microfoni anche Gennaro Migliore, proprio per Italia Viva, che è intervenuto poco prima di Riccardo Maggi. Sono state le tre voci. Grazie Gianluca Perilli per essere stato con noi.